Collaudo ufficiale all'aeroporto di Melenville-Roche dell'ultimo nato nella grande famiglia delle macchine volanti. È l'ATAR II, il primo apparecchio francese con pilota che può, come possiamo osservare, decollare e atterrare verticalmente. La forza di propulsione del tubo volante è fornita da due piccoli turboreattori applicati dietro al seggiolino del pilota. Una sistemazione che il collaudatore ha trovato deleteria per il sistema nervoso. Come comportarsi in caso d'ammaraggio? Questo è il tema delle esercitazioni per naufraghi dell'aria che l'aviazione francese sta compiendo davanti alle coste della Normandia. Lanciato in acqua il battellino di salvataggio a gonfiamento automatico, l'equipaggio vi prenderà posto. 15 con tutto comodo si sistemerà un palloncino da segnalazione. Ben presto dal cielo scenderanno generi di conforto, bibite e l'ultima edizione dei giornali della sera. Ed ecco puntualissime le navi soccorritrici. Esercitazione impeccabilmente riuscita. Si accinge a una passeggiatina dimostrativa tra Roma e Napoli, tanto per sgranchirsi le ali, uno dei più grandi aerei passeggeri del mondo. Queste autentiche città volanti, che collegheranno giornalmente Roma e Parigi con New York, hanno un'autonomia di 10.000 km senza scalo e una velocità di crociera di 550 km orari. La capace carlinga può ospitare 74 passeggeri, che a distanza di poche ore ritroveranno nelle prime luci dell'alba di New York il sole che avevano visto la sera prima tramontare a Roma. Sempre più presto potrebbe essere il motto di questa umanità che sembra impegnata in una gara col tempo.